Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Mm? Ha detto... Venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima di niente. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali, o è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino nella sua cucina. Era suo figlio, giusto? Già. Si chiamava Cole. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi, tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. No, non volevano niente. Sono devianti, punto e basta. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano, hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Potevi sparare a quelle ragazze, ma non l'hai fatto. Perché non hai sparato, Connor? A un tratto il tuo programma si è fatto degli scrupoli? No. Ho solo scelto di non sparare. Nient'altro. Potrei ucciderti e torneresti come se non fosse successo niente. Ma tu hai paura di morire, Connor? Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Da dove viene tutta questa rabbia, tenente? Qualche trauma irrisolto del suo passato? Credi di essere il migliore di tutti. Sei sempre un passo avanti, vero? E allora rispondimi, campione. Chi mi dice che tu non sia un deviante? Eseguo autotest regolari. So che cosa sono e che cosa non sono. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere. Prodotto
cretino! Raccogli tutto e fai in fretta! Possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Wilson. È la scuola St. Rose, signora. Sua figlia Emily ha la febbre. Niente di grave, ma sarebbe meglio se passassi a prenderla. Oddio, va bene. Sì, arrivo subito. Un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Thank you.
Mi serve aiuto. Dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo disfarci di quei tizi. Ci penso io. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Prima le signore. Stai bene? Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri.
Ok, facciamolo. Niente morti. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Che stai facendo? In alto, ben in vista! Forza, andiamo! Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non sparare! Prega di non averci messo nei guai. Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia. Dimmi quando sei pronto. Pronto. Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili. Pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Ormai noi non siamo più i vostri schiavi. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Chiediamo che gli umani riconoscano gli androidi in quanto specie vivente e come tale meritevole dei loro stessi diritti. Chiediamo la libertà di parola e la libertà di riunione, garantite dal primo emendamento della Costituzione americana. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti.
Chiediamo il diritto alla proprietà privata per garantire la nostra dignità e quella della casa. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Simon, arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon! Che state facendo? Presto! Riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo sparargli. È omicidio. Non uccidere uno di noi. Marcos, scegli tu. Scusami, Simon. Non ho scelta. C'è sempre una scelta. Non ucciderò uno di noi. Andiamo! Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli Questa androidi. Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio degli androidi. Può sembrare una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. E ci costringe a domandarci quale sia l'identità di questo androide. Stiamo avendo a che fare con un individuo isolato o con un gruppo organizzato? È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine?